Buongiorno, nuovo vlog. Da quant'è che non facevo un vlog? Non lo so, ma oggi sono stato invitato a parlare di investimenti ad un importante evento di un broker di mutui. Seguimi perché ti condividerò il dietro le quinte di questa presentazione. Andiamo. Perché si investe? Perché? Perché ho fatto un'analisi finanziaria e ho capito, e se non lo sapete voi, affidatevi a qualcuno che vi aiuti. A livello storico, chi ha tenuto 100% azionario americano per almeno 10 anni, nel 97% dei casi non ha perso soldi, cioè ha guadagnato. Più tengo un investimento, più le probabilità di guadagnare aumentano, più la volatilità si neutralizza. Quindi, perché il concetto fondamentale è investi quello che puoi permetterti di vincolare? Ok, perché devo poterli lasciare lì, così che le probabilità vengano a mio favore. Chi perde soldi, perché si fa prendere dal panico, non ha alcuna strategia, non ha definito quando e come venderà, il mercato va giù e dice qua torneremo indietro al baratto e quindi vende basso e compra alto, che è il modo migliore per fallire, giustamente. Ok, noi dobbiamo fare il contrario. Non sappiamo quando stiamo comprando, perché magari comprate quando avete del nuovo risparmio, almeno accertiamoci di non vendere basso. Due idee vorrei che vi rimanessero da oggi. Se non ho tutte queste tre condizioni, non è un investimento. Se non è un investimento, posso perdere soldi e non recuperarli più. Se voglio scommettere e voglio andare al casino e scommettere, sarà il caso che ce ne metta pochi. Faccio fatica a superare l'1% del mio patrimonio in Bitcoin. Comincia a darmi, non avere controllo di questi elementi mi mette un'ansia infinita. Dove riesco a fare un'analisi finanziaria, non ho problemi a metterci molti soldi, perché l'analisi vi dà sicurezza. So cosa potrebbe succedere, ho già visto nel peggiore dei casi cosa potrebbe succedere, so cosa aspettarmi, è molto facile tenere e reggere. Noi abbiamo un approccio utilitaristico del denaro, l'investimento deve funzionare, non mi deve divertire, perché siamo tutti tranne che razionali. Noi pensiamo di essere razionali e analitici, invece siamo degli animali evoluti che molto spesso, soprattutto quando le cose vanno male, ragionano con l'istinto e non in modo razionale. Perché se fosse vero che l'essere umano in media è razionale, quando il mercato crolla cosa dovrebbe fare? Tutti vendono. Però è l'unico, la borsa si dice che è l'unico negozio in cui quando ci sono gli sconti la gente esce dal negozio. Però è difficile, perché è tutta psicologia. L'80% è psicologia. Dice, continua a scendere, non ha fatto nessuna di queste valutazioni, continua a scendere e la gente va nel panico. Quindi non siamo progettati per, sì, a livello proprio di istinto, non siamo progettati per prendere decisioni in modo razionale. Ci metti poi che il contesto volutamente vuole stimolare l'azione. Cioè, guarda i titoli dei giornali, bruciati 50.000 miliardi al primo crollo della borsa. Non si sono bruciati, se no non si sono creati prima, se si sono bruciati adesso. Hai capito? Però il sistema mediatico spinge l'azione. Prima cosa che diciamo ai nostri clienti è non comprate più le testate finanziarie. Secondo me siamo nell'era... No, c'è una frase che non mi ricordo dove ho letto, che è nell'era dell'informazione l'ignoranza è una scelta. Nell'era di ChatGPT l'ignoranza è proprio una missione, allora. Questa l'ho partorita adesso ed è mia. Bellissima!